Verso il 21-27 è il titolo dell'incontro di ascolto ospitato al Politeama di Tolentino e organizzato dalla Regione Marche sulla nuova programmazione dei fondi europei indiretti. Il presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli, presenta così la giornata di lavoro e la nuova programmazione. Le priorità sono il recupero del gap infrastrutturale, la competitività economica, la capacità di costruire una visione, un progetto che sappia riportare ad essere centrale la nostra regione. Noi stiamo ascoltando molto le istituzioni locali, i corpi intermedi, i sindacati, le associazioni di categoria. Stiamo cercando di creare e di fare squadra. Certo, il momento non è facilissimo perché il post-Covid ci ha regalato e consegnato un'agenda molto fitta, però siamo ottimisti. Come le dicevo, è fondamentale e importante riportare la nostra regione ad essere centrali sulle dinamiche nazionali e internazionali. Siamo in un tornante della storia europea e italiana particolarissimo. Mai come ora ci sono risorse. È necessario che ciascun comune, ciascuna associazione, ciascuna impresa sappia preventivare con un progetto ciò di cui ha bisogno. Dopodiché andare a cercare qual è il deposito finanziario più utile ad alimentare quel progetto. Quindi passare da una strategia che era genericamente riferita al fammi vedere cosa ci dà l'Europa ad una strategia che si fonda su le idee chiare su piani economici finanziari definiti. Questo è determinante. Dopodiché ci sarà la possibilità della programmazione comunitaria europea 21-27, oppure il PNRR, oppure nell'area del sisma anche il fondo complementare del terremoto, oppure anche il fondo sviluppo e coesione. Ma ciò che noi vogliamo sollecitare presso gli stakeholder e presso i sindaci è proprio questo atteggiamento volto a chiarire le idee della comunità rispetto a ciò che è necessario per quella comunità, dopodiché i soldi si trovano. È un onore per noi, naturalmente ringraziamo il Presidente Acquaroli e la sua Giunta. Il concetto del fare e del fare presto, come nel caso specifico nei nostri territori, è fondamentale per arrivare a conclusione di percorsi che diversamente non applicati potrebbero creare uno spopolamento e un impoverimento di quello che è tutto il valore assoluto dei nostri territori, dalle popolazioni alla cultura, all'arte, alla storia e alle nostre imprese. Questi fondi, la gestione dei fondi europei che stanno arrivando, arriveranno, sono già arrivati in parte, per gli anni 2021-2027 rappresenta un'occasione unica, unica per tutti i territori, siano essi non colpiti dalle ultime scosse di terremoto. Nel nostro caso Tolentino è una delle città più pesanti sotto l'aspetto della ricostruzione, perché ha oltre 2.200 edifici danneggiati. Ci sono immagini ovviamente meno orripilanti sotto il profilo dei crolli, ma comunque gli edifici sono tantissimi e quindi da noi fino all'entroterra, dove le immagini sono naturalmente ancora più crude, c'è bisogno di intervenire, come dicevo prima, per evitare lo spopolamento.